Una canzone, tanti cuori e tante voci per i 100 anni del brano dedicato al Monte Grappa e a chi ha dato la vita per la patria. La truffa è dietro l'angolo, nelle scorse ore ennesimo episodio, ecco i consigli dei carabinieri. Paura, parco ragazzi del 99, albero sradicato dal vento, piomba a terra, fortunatamente è avvenuto di notte. Ciclisti sfortunati, due incidenti, uno su Grappa e l'altro sulle colline asolane, sono finiti all'ospedale. Domenica il nuovo Bassano scende in campo per la prima partita ufficiale della stagione. L'idea dell'amministrazione di Carmignano, un ambulatorio a prezzi ridotti, lì dove ora c'è uno stabile abbandonato. Terminate le prove di carico sul ponte della regionale a Borgoricco, sono durate oltre 3 ore. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta in diretta con tante novità. Doveroso aprire con la canzone del Grappa, una giornata speciale, quella del 24 agosto, la cerimonia ufficiale si è svolta a Rosai, non poteva essere diversamente. Momento più emozionante, la canzone del Grappa cantata a 100 anni di distanza dalla prima esecuzione ufficiale. Villa Dolfin Boldu a Rosà. Un secolo fa c'era il re Vittorio Emanuele III ad ascoltare questa canzone, composta dal generale Emilio De Bono e musicata dal capitano Antonio Meneghetti. Venerdì sera, tanti cittadini e i rappresentanti di 35 comuni delle province di Vicenza, Padova e Belluno che hanno ricordato così i tanti ragazzi morti durante il primo conflitto mondiale. Un concerto della banda Montegrappa e del gruppo Coro Improvviso guidati dal maestro Fabris e una mostra sotto il porticato, cartoline e foto a testimoniare il momento storico e poi il pianoforte usato per musicare la canzone del Grappa. È un momento civico molto importante, di alto senso civico quello di ricordare, per tenere collegato il passato, la storia, le nostre tradizioni, ma soprattutto la nostra identità. La cerimonia era iniziata con l'onore ai caduti. La canzone del Grappa nel cuore e nella voce di chi ha creduto fortemente in questo anniversario. I veri protagonisti siete stati voi, naturalmente, che ci avete veramente inondati di video mentre cantate la canzone del Grappa. Si è cantata anche durante Focus, durante la diretta, vediamo. Dal direttore Bascialli, che in studio con i suoi ospiti ha voluto intonare la canzone del Grappa ai vostri filmati. Siete stati veramente in tanti a partecipare all'iniziativa lanciata da Rete Veneta. La canzone del Grappa è risuonata in ogni dove e quindi facciamo parlare, anzi, cantare le immagini. Grappa, tu sei la mia patria, sono te il nostro sole risplende, madre mia, ti spera e attende, i fratelli che guardiamo siamo. Contro te già si franse il nemico, che all'Italia teneva lo sguardo, non si passa con sei la gloria al volere del destino, che all'Italia ci fa ritornare a papà. Monte Grappa, tu sei la mia patria, sono te. Sei la gloria, il volere, al destino,
che all'Italia ci fa ritornare. Viva l'Italia, nel Veneto e viva i ragazzi del 99! Insomma, grande successo, veramente, se ne avete mandateceli, noi continueremo in caso a mandarli in onda. Parliamo di truffe adesso, con i carabinieri che ne hanno pescato un altro di soggetto che aveva le più cattive intenzioni. Quelle che vedete sono quattro motoseghe perfettamente funzionanti, molto simili ad un modello prodotto dalla nota marca Steel. Peccato però che di originale non abbiano proprio nulla, ma siano la brutta copia made in China, priva di qualunque garanzia di funzionamento e sicurezza. I carabinieri della compagnia di Bassano le hanno trovate lo scorso giovedì a Rosà all'interno di una Fiat Grande Punto, sulla quale viaggiava un cinquantenne di origini partenopee, già noto alle forze dell'ordine per reati predatori e truffa. L'uomo, denunciato per importazione e commercio di prodotti falsi e privi delle necessarie indicazioni CE, con molta probabilità si trovava nel bassanese alla ricerca di potenziali clienti, o forse sarebbe meglio definirle vittime. Chi avesse acquistato il prodotto in questione, infatti, magari convinto di fare un affare, si sarebbe in realtà trovato in possesso di un aggeggio tutt'altro che funzionale ed estremamente pericoloso. Per questo i carabinieri lanciano un appello a chiunque pensi di aver acquistato una di queste motoseghe. Il nostro consiglio è quello di presentarsi presso uno dei nostri comandi, sporgere regolare denuncia, sicuramente per tutelare la persona dall'utilizzo di un prodotto non controllato e non marchiato secondo le normative CE, e soprattutto per consentirci di essere più stringenti nei confronti del soggetto che le ha vendute. Altri consigli da parte dei carabinieri per evitare le truffe, per evitare spiacevoli sorprese. Aprite bene le orecchie. Quello delle truffe porta a porta e delle truffe online non è affatto un fenomeno in diminuzione, anzi nel bassanese episodi come quello registrato a Rosà tendono a ripetersi con una certa frequenza. Per questo i carabinieri chiedono a tutti di non abbassare la guardia. L'attenzione va sempre tenuta alta in ogni caso, come diciamo sempre e come continuiamo a suggerire, diffidare di qualunque persona non si conosca che ci proponga il cosiddetto affare, l'oggetto dei nostri desideri ad un prezzo incredibilmente più basso, che però nasconde senza dubbio un possibile raggiro. Diffidare anche di chi si presenta alla nostra abitazione senza appuntamento, persone che non conosciamo e che pretendono di entrare a tutti i costi. In tutti i casi una rapida telefonata ai numeri d'emergenza consente il nostro intervento, ci consente di identificare le persone e sicuramente anche di prevenire la possibile commissione di reati in futuro. Vittime dei truffatori sono spesso gli anziani, ma sono molti anche i giovani che cadono nella rete di allettanti offerte online. Le truffe online sicuramente sono in aumento sempre per questo miraggio dell'affare facile, questo specchietto per le allodole, che però nasconde delle insidie. Un consiglio rapido è quello di verificare la modalità richiesta di pagamento. La ricarica di una semplice carta ricaricabile potrebbe nascondere la possibilità di una truffa. Insomma, avete sentito. Andiamo a Parco Ragazzi del 99 adesso, guardate queste immagini, albero sradicato dal vento. Ecco come si presentava questa mattina Parco Ragazzi del 99, uno dei pini marittimi che da decenni dominano una delle zone più frequentate del polmone verde cittadino, precipitato pesantemente a terra proprio davanti al bar, a pochi passi dall'area che ospita i giochi per i più piccoli. Colpa del maltempo che nella notte ha interessato la città e che non ha certo risparmiato Prato Santa Caterina. L'albero, un pino marittimo alto poco meno di una decina di metri, è caduto proprio sopra ad una panchina, distruggendola completamente. Solo il destino ha voluto che accadesse di notte a parco chiuso. Fosse successo in un altro momento, poteva essere un dramma. Il pino, infatti, confermano gli uomini intervenuti per la sua rimozione, non presentava alcun segnale di degrado. Una pianta all'apparenza sanissima che il vento però è riuscito a sradicare con forza. In mattinata gli uomini del magazzino comunale e della SIS hanno provveduto già a tagliare la pianta e a mettere in sicurezza l'area, tornata ora agibile. E sarà il caso forse di fare anche dei controlli sulle altre piante, sugli altri alberi. Vi faccio vedere questa immagine, l'ennesimo attacco da parte del lupo. Siamo a Malga Toraro, a Caltrano, una mucca completamente sbranata. Sono forti queste immagini, lo capisco, però succede questo, succede a pochi chilometri di distanza da noi e ancora da Roma non ci sono segnali nei confronti degli allevatori e di chi vive in montagna. Due ciclisti sfortunati finiscono in ospedale.
Sabato da dimenticare per due appassionati di bicicletta che hanno terminato entrambi la loro corsa all'ospedale di Castelfranco Veneto. Il primo episodio accaduto in mattinata ad Asolo ed ha visto sfortunato protagonista un 19enne di Galliera Veneta precipitato pesantemente a terra mentre affrontava la collina in sella alla sua mountain bike. Cadendo, il ragazzo ha sbattuto la testa e perso conoscenza. Sul posto i sanitari del 118 di Crespano e l'elisoccorso di Treviso, il cui intervento fortunatamente non si è reso poi necessario. Il giovane è stato trasportato in ambulanza a Castelfranco, dove poche ore dopo è arrivato un ciclista di Riese Pio X, caduto in discesa al settimo tornante della strada Generale Giardino che conduce al Grappa. In entrambi i casi le condizioni dei ciclisti non sembrano preoccupanti. Operazione della polizia locale, dei pompieri e anche dell'ambulanza, dei sanitari del SUEM a Tiene in via Nino Bixio, dove una 74enne non rispondeva più alle telefonate. I parenti preoccupati hanno allertato le forze dell'ordine, che sono entrate da una finestra rimasta aperta del bagno, hanno scalato le pareti e sono arrivati a questa finestra, l'hanno trovata riversa a terra, colpita da infarto, ora in prognosi riservata proprio per infarto e per alcune lesioni evidentemente causate dalla caduta. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di una bella mostra. L'arte contemporanea fa tappa in Val Brenta grazie a 4444 Acqua e Fuoco, progetto itinerante degli artisti Tony Benzo e Marco Martalar. L'esposizione, ospitata alle grotte di Oliero, racconta attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea la storia e la tradizione locale. I due scultori del legno hanno provato ad immedesimarsi nel viaggio che per decenni hanno fatto gli alberi che dai boschi dell'altopiano di Asiago, scendendo lungo i 4444 scalini della Cala del Sasso e navigando tra le correnti del Brenta, raggiungevano la laguna veneziana. Dopo Asiago e Bassano, l'esposizione è approdata dunque alle grotte di Oliero, sempre più palcoscenico di eventi e manifestazioni. Abbiamo rotto finalmente vecchi schemi con le associazioni locali e abbiamo iniziato un nuovo corso con una serie di iniziative. Ricordo anche che il mese di settembre Luca Signori, carabiniere forestale ancora in servizio, ex mio collega, porterà la fauna della Lessinia vista da un vastagnotto, e il primo settembre ci saranno gli amici del Museo di Vastagna che faranno la mostra mercato in piazza. Un tempo solo attrazione naturalistica, le grotte di Oliero oggi propongono di continuo nuove modalità per vivere ed apprezzare la valle. La visita alle grotte non è solo una visita fine a se stessa, ma è un'esperienza che fa parte fortemente della nostra identità. L'emozione, va detto, c'è tutta, mancano poche ore alla prima ufficiale del nuovo Bassano. Ci siamo, comincia ufficialmente domani la nuova avventura dell'FC Bassano 1903. Inizia dalla Coppa Veneto, inizia dalla sfida contro l'Arsie, lontano dal mercante, inutilizzabile per cavilli burocratici. Comincia alle 17 al campo sportivo di Sacro Cuore, impianto che in queste settimane ha ospitato la preparazione dei giallorossi. E domani per tutti inevitabile ci sarà anche un po' di emozione nel vestire la maglia del Bassano. Ci ero arrivato da un ragazzino, ci ho giocato da giocatore e credo che non solo per me, credo per tutti i ragazzi che fanno parte di questa squadra, credo che ci sia emozione. Assenti gli infortunati Gallina e Bertollo, non potrà debuttare in Coppa neppure il giovane ugandese Solomon Ovoio, per il quale le pratiche di tesseramento richiedono ancora qualche giorno di attesa. Fuori anche Davide Xamin, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare, e Ilario Ziliotto, fermo un turno per una vecchia squalifica. Uomini contati, insomma, per mister Maino, che alla Coppa mette e tiene quanto al campionato. Viene snobbata, credo, da magari qualche club che non ha mira di magari vincere un campionato, ma credimi che le squadre che fanno un campionato da vertice, se devi pensare che in campionato sono 30 partite e in Coppa sono 8, se vinci la Coppa vai su, quindi credo che per noi, almeno per noi, è importantissima. Difficile al momento giudicare gli avversari in un campionato che vedi giallorossi al debutto assoluto. Io credo che ci sia un campionato che non ci sia la squadra magari che da battere o da preoccuparsi, credo che ci siano ogni domenica che noi dobbiamo andare in guerra. Una bella idea, una bella proposta avanzata dall'amministrazione di Carmignano. Un immobile in disuso, l'obiettivo di dare servizi e la possibilità di concedere questo immobile, questo spazio, ai privati. A Carmignano l'idea è quella di realizzare un ambulatorio in cui verranno forniti servizi sanitari a costi contenuti, se non gratuiti, per far fronte al taglio della spesa per le cure mediche delle famiglie.
Sono queste le finalità del progetto dell'amministrazione guidata da Alessandro Bolis. Con la creazione di questo innovativo polo nascerebbe una struttura molto particolare, forse l'unica in Veneto. Il 12 settembre alle ore 12 scade la gara per l'aggiudicazione di questo importante progetto sociosanitario. Controlli per quanto riguarda il ponte sulla regionale a Borgoricco, controlli per quanto riguarda la staticità, vediamo com'è andata. Sono durate circa 3 ore e mezza le prove di carico sul cavalcavia della regionale 308 che passa sopra via Piovega in comune di Borgoricco. Le operazioni sono iniziate alle 7 in ritardo sul previsto causa maltempo e hanno impegnato, oltre al personale dell'impresa, anche quello di Veneto Strade e gli agenti della Federazione Comuni Campo San Pierese per la regolazione della viabilità alternativa. La regionale 308 è infatti rimasta totalmente chiusa per un tratto di poco più di 2 chilometri tra Borgoricco e Campo San Piero. Il cavalcavia era rimasto danneggiato il 30 marzo scorso dal pianale di un camion, alzatosi all'improvviso mentre attraversava il sottopasso. Per il violento urto il camion si era spezzato a metà in 2 tronconi. Adesso parliamo di musica, andiamo a Cittadella. È questo strumento unico, il pianoforte dei record, creato dal maestro padovano Luigi Borgato, uno dei grandi protagonisti del Festival Internazionale di Musica Classica, in corso fino al 30 agosto a Villarina di Cittadella. Il maestro Borgato, Luigi Borgato, che è un artigiano proprio veneto, ha creato questo strumento lungo 3 metri e 33 centimetri, quindi ha superato abbondantemente di 50 centimetri i gran coda più importanti nel mondo, quindi abbiamo un suono nuovo da scoprire. 12 appuntamenti, concerti ogni sera e soprattutto possibilità per i ragazzi di partecipare a lezioni con esperti, masterclass giornaliere alla ricerca di nuovi talenti, a muovere l'evento una grande passione. Gli ingredienti sono la passione, l'arte, la musica, la voglia di condividere un'esperienza umana e forte come la musica a livello internazionale. Un appuntamento che torna nella città murata con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica. Una musica particolare, diciamo, perché spesso si pensa alla musica classica come una musica d'élite, però non è così, e infatti questa è un'occasione per avvicinare tutta la popolazione, anche chi magari non è abituato ad ascoltare questo tipo di musica. Questa sera alle 21.20 vi proponiamo un film, i grandi film di Rete Veneta, Mio marito è innocente, poi domani alle 9.10 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa in diretta dal santuario di Motta di Livenza, alle 17.30 Idea Formazione Nord-Est in replica alle 20.10 e poi 17.50 Agricoltura Veneta. È tutto per questa edizione, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo presto. Non solo pesce, ogni giorno selezioniamo per voi il miglior pesce pescato e congelato. In offerta, venerdì e sabato, misto pesce 5,99€ al chilogrammo, paella 4,99€ al chilogrammo. Non solo pesce Rosà, statale Bassano, Rosà. Le previsioni per domani. Inizialmente spesso nuvoloso, con varie precipitazioni. Nel corso della giornata, a partire da ovest, cessazione delle precipitazioni e diminuzione della nuvolosità con rasserenamenti sempre più ampi. Temperature in calo. Venti anche forti. Non solo pesce. Ogni giorno selezioniamo per voi il miglior pesce pescato e congelato. In offerta, venerdì e sabato, misto pesce 5,99€ al chilogrammo, paella 4,99€ al chilogrammo. Non solo pesce Rosà, statale Bassano, Rosà.